Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece World Seeker e oggi parliamo con cartelli e porte. Mugiwara. Mi chiedo se Ruffy stia diventando pazzo. Cappello di paglia, stai facendo proprio quel che ti pare, eh? Quando mai non lo fa? Fatemi capire. Teme. Hai intenzione di sovvertire anche quest'isola dopo Dressrosa? Forse non lo sapremo mai. Guarda, a Dressrosa ha fatto un piacere a tutti quanti, quindi se lo fa anche qui io direi di lasciarlo fare, perché no? Comunque, la Marina non è nella posizione di avanzare richieste, dopo le innumerevoli volte che ci hai aiutato, appunto. Ma siamo noi a doverci occupare dei problemi di quest'isola, non immischiarti d'ora in poi. Ma siete voi il problema di quest'isola, scusa. Ancora? Tashiji? Quindi sei sopravvissuto alla prigione celeste per puro caso. Mi ha salvato tua sorella. I successi ottenuti per merito tuo sono insignificanti e in quanto tali non hanno alcun impatto sull'isola. Correggere il tiro dopo un errore è quanto di più semplice, ma non dimenticare mai le persone che hanno riposto speranza in te. Nei giorni a venire osserverò la situazione. Ecco Tashi! Smoker non ti aveva invitato a non farti coinvolgere in questa storia? Sì, ma io faccio quello che voglio. Immagino che tu sia approdato su quest'isola in cerca di tesori, eppure continui a mischiarti negli affari degli abitanti. Perché ti comporti così? Non riesco a capire cosa ti spinga. Non abbiamo nessuna intenzione di lasciare a te tutto il lavoro, non stavolta almeno. E allora datti da fare, Tashi. Prendi Isaac e tiragli tutti i capelli. Saremo noi a risolvere i problemi di quest'isola, puoi scommetterci, oppo ferbacco. L'emote che ha fatto era proprio oppo ferbacco. Niente, questo cartello ha un sacco di cose da dirci. Ancora tu? Ho una notizia per te, cappello di Ruffy, cappello di paglia. I vantaggi che attendevo si sono finalmente materializzati. Dalla tua espressione deduco che non sai affatto a cosa mi riferisco. No, se sei così criptico io non ne ho proprio idea. Ed è meglio, in fondo. Non c'è bisogno che tu conosca il mio vero obiettivo. Va bene. Continua imperterrito a brancolare nel buio. Cioè, cartello, hai finito di chiacchierare? Che cartello chiacchierone? Ha finito, bene. Quante ne ho fatte? Tipo tutte? Infatti, queste dove altro saranno, ma... Quanto lontano? 1500 metri? Sapphire Town! La chiesa mi deve parlare, mi dica, signora chiesa! Che c'è? Trafalgar? Cappello di paglia, hai confuso questo posto per un'isola del tesoro, a quanto pare. Ma hai commesso un errore imperdonabile. Quest'isola è in realtà un complesso carcerario di proprietà del governo mondiale. Le nostre azioni sono monitorate costantemente. Dare nell'occhio non è la scelta più saggia. E tu sai con chi stai parlando, vero Trafalgar? Dare nell'occhio è il suo secondo nome, la D sta per dare nell'occhio. Monkey dare nell'occhio Ruffy. Sì, così si chiama lui. Ascoltami quando dico che ti converrebbe mantenere un basso profilo. Sei avvisato? Grazie Trafalgar dell'avviso, se l'hai già dimenticato. È davvero strano. Che c'è, Jean? Ci siamo incontrati da poco, eppure mi sembra di conoscerti da una vita. Ok. Forse significa solo che ho imparato a convivere con il tuo spiccato talento per i guai. Scherzo, non credo affatto che tu sia una fonte di guai. Ti sbagli fortemente. Ruffy? Sono felice di averti incontrata, Ruffy. Ok, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Piripi, piripi, piripi. E tu chi cacchio sei? Cappello di paglia, sei inqualificabile. Perché ho letto inquantificabile? Sempre in giro a ficcare il naso negli affari che non ti riguardano. Cerca almeno di non dare troppe preoccupazioni a Jean. Tu e Chopper non siete cattivi, è vero, ma siete pur sempre dei pirati di professione. Sì, ma siamo pirati gentiluomini, come Lupin. Non possiamo fidarci. Ma io sono come Lupin, solo versione pirata, dai. Personalmente non ho nulla contro di voi. Scusate, ma mi prende un sacco questo jingle. Anche quella di livello 2 era parla con la porta. Ma che difficoltà c'era nel parla con la porta? Scusami. Va bene, fa niente. Capitolo 8, Isola Antica. Però questo capitolo 8, Isola Antica, aveva tante missioni sparpagliate, esatto, per l'isola. Quindi io direi di prendere questa, che è quella più vicino a noi. Come la... eccola qua, come la indico così. E poi vado.
E mo ne prendi fortissimo. E che mo ne prendi fortissimo? Gatoringhi. E poi Jetty Hawk. E fatevi un bagno che puzzate. Vi batterò tutti perché li ho buttati nell'acqua? Perché li ho battuti? Che ne so, ho fatto un trofeo. Ehi, che succede? Salve. Lei con questi capelli così gialli fotonici. Ehi, perché sei così arrabbiato? Teo, aspetta. Ciao, Jean. Ormai non è nemmeno più una cosa che dici chissà chi è. No, è Jean. È sempre Jean. Non abbiamo ancora finito. Oh, Rufy. Guarda chi... Io ero già qua. Sei tu che hai fatto puff. Io ero già qua. Quindi io dovrei fare... Oh, Jean. Te lo ripeto, non ho nulla da dirgli. Ti prego, Teo, non dire così. Almeno prova. Oh, lasciami in pace, d'accordo? Ehi, guarda, è il tuo migliore amico Rufy Cappello di Paglia. Ma si stanno comportando come se io fossi arrivata qua. Ma io c'ero prima di lei qua. Non posso crederci, Jean. Che ti ha preso a frequentare gente simile? Ciotto. Rufy non è un furfante. Come puoi dire una cosa del genere se nemmeno lo conosci? Sì, infatti, signore, mi scusi, eh. È un pirata. Non posso credere che tu te ne vada a spasso con lui. Uno di loro ha ucciso tua madre. Sprechi il fiato se vuoi convincermi a parlare con mio padre. Sono libero di supportare la Marina. È un mio diritto. Inoltre, controlla e giudica ogni mia mossa. Ma ora sono stanco. Voglio la mia libertà. Abbiamo un ragazzino ribellino qui. Beh, poteva andare meglio. Se solo ascoltasse ciò che ha da dirgli lo zio. Quale zio? Il padre di Teo. Vive nella periferia ovest di Sapphire Town. Non è veramente mio zio, ma lo considero parte della famiglia. Ah, ok, pensavo che era veramente suo zio. Sarei lieta di fartelo conoscere. Vieni pure a trovarci più tardi, ti va? Nel caso, ci vediamo lì. Ok. Quest'isola è praticamente tutta la sua famiglia. Rufy, ora impegnati, concentrati, io chiudo gli occhi, tu puff e sei là. Vai! Che cacchio. Guardate se questo non deve saper fare puff. Fanno puff tutti e lui non sa fare puff. Che scatole. Ecco, sono arrivata. Ci ho messo un po' perché io non puff. Io a piedi me la faccio. Mentre voi tutti puff. Fastidio. Rufy? Ehi là, Rufy. Zio, questo è Rufy, ricordi? È stato lui a sconfiggere quegli strani robot. Sì, io. Oh, certo, come no. Salve, signore, ma io ho già parlato con lei. Lei ha rubato gli attrezzi di Asop. Me lo ricordo molto bene, questo signorotto. Re il Risoluto. Ah no, era un altro uguale a lui, non era lui. Hai fatto comunella con un pirata, eh? Sei sempre stata il tipo da fare amicizia con tutti. Sei ammattito, vecchio? È un pirata, non c'è niente da ridere. D'altro canto, questa è una questione di famiglia. Jean è parte della famiglia, no? Ha avuto cura di noi fin da bambina. Insisti a rifiutare la realtà. Un tempo avresti affrontato la Marina a testa bassa, invece guardati ora. Ne ho abbastanza. Vado a riprendermi mio fratello. Tu resta pure qui, vecchio codardo, che non sei altro. C'è un fratello da riprendere? Volete una mano? Vecchio codardo, eh? Ma è questo che sono diventato, è vero? Ho smesso di combattere contro la Marina dopo la morte di mia moglie. Perché hai smesso? Perché ho capito che non esiste nulla di più importante della famiglia. Un tempo anch'io ero una testa calda, esattamente come i miei figli. Quando la madre di Jean è morta, mi sono scoperto incapace di fare qualsiasi cosa. Ma è morta sua moglie e la madre di Jean, o sua moglie è la madre di Jean? Mi sono persa. Ho deciso di combattere la Marina perché volevo dimostrare a me stesso di non essere un codardo. Ma in questo modo ho trascurato la mia famiglia, costringendo mia moglie a lavorare giorno e notte per arrivare a fine mese, portandola allo sfinimento. È stato allora che ho compreso quali dovessero essere le mie priorità. Sfortunatamente, i miei figli non ci sono ancora arrivati. Perché non glielo insegni allora? Dovrei insegnarglielo io? No, io. Tu sei il padre, che cacchio. Sì, hai ragione. Dimostrerò loro ciò che conta realmente. È il mio dovere di padre. Appunto, padre. Ti aiuterò a trovarli. Anch'io. Arigato. Grazie a entrambi. Rufy? Andrò a cercare Yuri. Rufy, posso chiederti di andare in cerca di Teo? Teo si sarà diretto a Topaz Mine Town perché pullula di Pro Marina. Allora forse va un eliminatore e sa dove si trova. È sempre informato su quello che accade qui. Ma certo, vado a parlare con Vaughn. Ma scusate, mi mandate me a cercare il Pro Marina? Mi darà sicuramente retta.
Rocketti! Rocketti! Ma questo signorotto? Lui è quello che ha fregato gli attrezzi ad Aesop! È lui, me lo ricordo molto bene! Ehi, capello di paglia, come stai? Tu hai rubato gli attrezzi ad Aesop! Maledetto! Ehi, per caso hai incontrato un tale di nome Teo? Nanda? Se parli del figlio di Ray, è appena andato via. E che palle. Ah, allora l'ho mancato per poco. So che viene qui spesso. Oh. Esatto, è sempre impegnato a studiare le gemme dell'isola. Gli ho parlato poco fa. Ha detto qualcosa sull'enorme gemma verde sulla spiaggia. Ora che ci penso, quando gli ho riferito che in zona sono stati avvistati dei robot, è impallidito di colpo. Spero solo non faccia nulla di avventato. La spiaggia, ricevuto. Jean, il tuo tempismo è sempre di un'inquietudine incredibile. Hai scoperto qualcosa, Rufy? Sì, ha detto di essere diretto alla spiaggia. La spiaggia? Pare che anche Yuri abbia lasciato Amber Harbor per raggiungere una spiaggia a nord. Forse allora sono entrambi sulla spiaggia. Andrò a controllare. D'accordo, io verrò con zio Ray. Ok. Mamma mia, attraverso le montagne pure i rocchetti. Quello è lo zio? Fantastico. Sono arrivata io, levatevi tutti. Stai indietro, papà. Non c'è verso di sconfiggere quegli affari. Ci penso io. Che combini, vecchio? Ti sembra il momento per ritrovare il coraggio? E tu gli hai detto che non ce l'aveva e lui l'ha ritrovato. Sciocchi, se c'è mai stato un momento per combattere è proprio questo. Con quale sorrisone? Se non interveniamo subito sarà come 12 anni fa. O come tua madre. Perderemo tutto. Hai ragione. Quei bestioni picchiano forte, paparino. Penso io ai robot, tu occupati degli altri. Wakatta. Contiamo su di te. Ok, andiamo. Io odio i robotti. Sono fastidiosissimi. Allora, fammi vedere, non mi ricordo manco più come attaccano questi. Le bombe, ecco come attaccano. Quindi non l'ho preso mai. Però è a terra, è a terra. Lo piglio, è a terra. Bomba, bomba, bomba. E Rufy via. Ok. Picchio. No. Dove sta? E niente, è volato via. Piano le bombe. Quando c'hanno pure gli attacchi dall'alto. Sparano pure. E poi... Scusami, mi ricordavo solo le bombe. Dov'è quello che ho già ferito? Scusatemi, eccolo. Uno per volta, possibilmente. Cosa fa? Dove va? Perché va sempre più su? Venga giù lei, venga giù. Scusi? Ma allora... che fastidio. Dove sta? Mio Dio, che fastidio sti robotti. Piano, fermi tutti. Prego. Bravissimo lui. Beh, scusami, io lo stavo menando, ma non gliene frega niente a lui, guarda. Manco barcolla. È morto? Per sempre? Ok. Lo chiamone un altro, grazie. Piglialo, Rufy, ti prego, lo so, si è spostato, ma inseguilo. E niente, volava. Che schivone. Cadi. Lo piglio. Tiè. È morto? Ok, l'ultimo. Prego, le bombe. Come lo tiro giù? Niente. Dov'è? Dai che spara. Niente, ha sparato di nuovo bombe. L'ho buttato giù. Venga qua lei. Datemi l'acchi della fortezza. Che ho questa cosa. Dov'è? Eccola qui. Ok. Con l'acchi della fortezza. Niente, mi scappano via però. Ah, è vero che non ho la schiva. Che cacchio, volevo schivare con l'acchi della fortezza. Non funziona proprio così. Fastidio i robottoni comunque. Non mi ricordavo sparassero e si lanciassero a kamikaze tipo con la testa. Pensavo lanciassero solo bombe e svolazzassero un po' a destra e a manca. Ma come sono finiti a tutti sti metri da me? Scusa, mi erano qua da parte sti tizi. Ma è possibile? Ah, perché se la sono data a gambe, ho capito. Bravi, avete fatto bene. Penso io ai robotti. Arigato. Grazie, Rufy. Con il tuo aiuto ho potuto proteggere la mia famiglia. Arigato na. Grazie anche da parte mia. E mi dispiace di averti trattato male. Posso tirargli un pugno sulla faccia? Poi siamo pari. Hai imparato a non usare giri di parole, Jean? Mi spiace per tutti i problemi che ti ho causato. Il momento di combattere è ora?
È vero, non mi sono mai soffermato sui motivi che mi spingevano a osteggiare la marina. Dimmi, perché sei intervenuto? Per cosa stavate combattendo, tu e mio padre? Perché non lo chiedi a lui? Forza, Jean, andiamocene. Bella risposta, Rufy. Lo sa. Che c'è? Sei pallida come un cencio. Scrianzato. Stavo giusto riflettendo. Quei robot, mi chiedo se siano stati anch'essi trafugati dal magazzino della marina. Tu dovresti iniziare a pensare che non è stato trafugato un tubo da quel magazzino e che tuo fratello fa schifo. Perché secondo me funziona così qui. Oh, giusto, ne parlava tuo fratello, non è vero? Mi chiedo perché ci abbiano attaccato. Che Isaac ne sappia qualcosa? Certo che sì. Oh, mi sto preoccupando senza motivo. Dimentica quello che ho detto. Certo. Come funziona la mente di Jean io credo non lo capirò mai. Dei robot attaccano il suo villaggio e i suoi parenti e lei dice che si preoccupa per nulla. Va bene. Comunque, il video di oggi termina qui. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.